minuti da. Giancarlo, io te li faccio guadagnare i minuti perché non so chi mi ha iscritto, io non dovevo parlare, però mi hai Benissimo, chiamato. 30 secondi allora. No, adesso ti sei fottuto, mi lasci la parola. Allora, ciao a tutti, grazie. È sempre un piacere parlare ad un congresso. I congressi hanno una grande qualità, no? Che emerge veramente quello che è la base, no? Ti fa arrivare come messaggi. Però hanno un altro grande difetto, che è facile banalizzare i discorsi, venire qua, infiammare e far capire e lanciare messaggi che sono completamente sbagliati. Una volta che tu scegli un segretario, che è uno dei passaggi forse più delicati e difficili, e quello che abbiamo fatto noi è stato storico perché ha segnato un cambio generazionale, perché uscire dai padri fondatori e un movimento, riuscire a stare in piedi e camminare ancora è un miracolo, non ce la fa nessuno. La Lega ce l'ha fatta. Abbiamo trovato un segretario giovane, capace di un'acutezza politica che ci invidiano in tanti. Se noi siamo vivi oggi, perché riavvolgete il nastro, pochi mesi fa, la Lega viaggiava attorno al 3-3,5%. Se oggi la Lega vale il doppio, senza pudore, senza piaggeria, lo dobbiamo ad una persona che si è fatto un mazzo così, che ha penetrato. Lo dobbiamo a Matteo. Ragazzi, che adesso si venga qua sul palco a dire: Matteo fai così, Matteo fai colà, Matteo vai avanti, Matteo vai indietro. Ragazzi, noi diamo una linea politica. Lasciamo al segretario lo strumento, il volante e evitare qualche scoglio per arrivare all'obiettivo. Non diciamogli anche quale deve essere il percorso. Grazie e buona padagna a tutti. Grazie.